Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo al capitolo 8, dal versetto 28 e seguenti, leggiamo: giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco si misero a gridare: che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto a tormentarci prima del tempo? Gesù compie un esorcismo su due indemoniati che vengono liberati e i demoni vengono mandati in una mandria di porci che precipitarono poi nel mare. La forza del male opprime, maltratta, aliena le persone, ma di fronte alla semplice presenza di Gesù la forza del male si frantuma e si disintegra. Gesù si è incontrato e scontrato realmente con il male. Il male esiste, non è solo un modo di raccontare la parte della vita che non funziona. Il Papa San Paolo VI disse: il male e il peccato sono occasione ed effetto di un intervento in noi e nel nostro mondo di un agente oscuro e nemico, il demonio. Il male non è più soltanto una deficienza, ma una efficienza, un essere vivo spirituale, pervertito e pervertitore. Terribile realtà, misteriosa e paurosa. Parole forti e chiare. Il Vangelo di oggi ci ricorda che il male esiste. Nel Vangelo è strano che gli indemoniati si avvicinano a Gesù e la gente del posto ha una reazione contraria. Gli chiedono di allontanarsi. Gesù, che scaccia i demoni con la potenza della sua parola, resta impotente di fronte agli uomini che non comprendono il beneficio di liberazione che aveva portato loro. Il miracolo è accolto con disappunto dalla gente del luogo. Come egli ha cacciato i demoni, così i gadareni, gli abitanti di quel posto, cacciano lui. Lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio. Un modo elegante per dire: vai via di qui, non combinare altri guai, perché per loro era più importante la mandria dei maiali che le due persone possedute che vengono liberate. Il poeta Charles Baudelaire scriveva nel XIX secolo una frase indicativa per la società a lui contemporanea, al tempo stesso sempre attuale. Il capolavoro di Satana è di aver fatto perdere le sue tracce e di aver convinto gli uomini che egli non esiste. Se noi ci avviciniamo al Signore Gesù, il potere del male si allontana. Le persone hanno la forza di riprendere il cammino. Cristo non solo ci libera dal male, ma ci libera anche nonostante il male. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.